Ciao a tutti, come al solito parlerò di cose tristi e di situazioni critiche. Vi voglio raccontare una parte della mia storia personale che però è riconducibile a elementi comuni e a fattispecie generalistiche, quindi adesso vi racconterò una cosa che parla di molti argomenti. Purtroppo forse annoierò qualcuno perché è anche un po' lunga, pure cercando di sintetizzare, ma questo diciamo mette in luce tantissimi aspetti della vita privata e personale di ciascuno individuo nella società moderna, la società attuale italiana, e la, diciamo, il correlazionarsi con le situazioni generali. Allora, io ero attorno agli anni 80 e poi anche dopo quello che si dice una persona di successo, perché fattomi dal nulla, i miei genitori erano gente della, diciamo, piccola borghesia. Mia madre gestiva un negozio di frutta e verdura, mio padre era un piccolo artigiano, quindi insomma provenivo da una modesta famiglia, ma con grandi tradizioni, perché, vabbè, ve lo racconterò un'altra volta. Questo è dovuto al fatto che proprio per tradizione familiare, per la nostra famiglia vale molto di più il valore della dignità, dell'onore, della responsabilità verso gli altri che l'apparire, lo possedere, l'avere, eccetera. E questa è sempre stata, diciamo, il filo conduttore della mia azione personale, umana e professionale anche. Allora, nel 1980 all'incirca, disponendo di discrete cifre di entrate annuali e avendo una certa età oramai, diciamo, avendo raggiunto tutto quello, le soddisfazioni che mi ero potuto togliere tranquillamente, viaggi, tutto quello che può, diciamo, fare gola a un ragazzo, un uomo giovane. E a un certo punto mi sono deciso a mettere su casa e quindi ho cominciato a valutare varie occasioni finché alla fine sono ritornato in un paesino alle porte di Roma, Formello, dove da ragazzo, quando facevo il gruppis, cioè il rocchettaro, andando in giro per i paesi locali e quant'altro a suonare musica rock, ero capitato un giorno, e poi dopo ci sono stati anche per varie volte con il gruppo, a Formello, e avevo trovato che era un paesino molto accogliente, vicino a Roma ovviamente, quindi anche vicino all'attività, al lavoro, eccetera, raggiungibilissimo, e soprattutto i costi del terreno erano molto, diciamo, appetibili, abbastanza alla portata di tutti. E quindi da lì, diciamo, questo il mio interessamento, dopodiché tutta, diciamo, la prassi normale, trattativa per il terreno, progettazione, insomma, non la faccio lunga, da allora, poi dopo poco sono venuto ad abitare a Formello. Adesso sono 32 anni che abito qua. Non entro nel discorso di come mi ci sono trovato, perché sarebbe troppo lungo e fuorviante. Quello che voglio portare, partendo da questo presupposto, diciamo, mio personale, ha una, diciamo, concezione generalista della problematica e pubblica di un problema grave. E allora, diciamo, nel corso degli anni poi ho fatto varie cose. Ad un certo punto però mi sono sempre, diciamo, attenuto a quella regola che ho detto prima, cioè della dignità, dell'onore, del valore delle persone, del rispetto, eccetera. Ad un certo punto le cose hanno cominciato economicamente a non andare più bene per me, perché appunto per rispettare quelle mie regole mi dovevo tenere, diciamo,
all'interno di certe, diciamo, operatività, non potevo andare oltre, erano degli ostacoli insormontabili questi tabù morali che mi ero dati. Cosa che però invece per la stragrande maggioranza degli imprenditori questo non è vero, non è valido, perché i pescecani che circolano, vanno in circolazione tuttora, che si fanno chiamare imprenditori, speculano sulla pelle degli altri imprenditori, tipo me per esempio, o degli operai o dello Stato o qualche altra cosa. E quindi dicevo, adesso arriviamo al nucleo, al centro del problema. Perché sto facendo questa ripresa? Questa è la mia pr prima ripresa, diciamo, stand-by, no? Nel senso che la sto facendo da solo, non so neanche se si dica esattamente così, ma insomma, cioè, sono qui davanti a una telecamera a parlare da solo perché c'è una cosa importantissima e grave. Voi sapete tutti che io sono presidente di Alba Mediterranea e che quindi mi occupo di problematiche sociali e culturali, ma soprattutto in funzione politica. E probabilmente però non sapete che sono uno che ha prodotto e depositato oltre 1.000 denunce penali contro pubblici amministratori. Questo ultimamente ne abbiamo fatte sia io personalmente fino a qualche anno fa, diciamo un paio d'anni fa, e poi da un paio d'anni a questa parte, collegialmente con gli altri colleghi di Alba Mediterranea o anche di altre associazioni, e ultimamente abbiamo fatto il trittico, quello del 18 novembre del 2011, del 9 dicembre, del 24 dicembre, contro Napolitano, Monti, Draghi, Berlusconi, Prodi, eccetera, eccetera. Tutto questo per dire quindi che quello che adesso sto per fare non è una novità. Ecco, allora, che cosa è successo? Tutti sanno che adesso a breve ci saranno le elezioni amministrative in tutta Italia, per la rielezione delle giunte delle amministrazioni comunali, appunto dei comuni che vanno in scadenza, di cui vanno in scadenza delle amministrazioni. E fra gli altri comuni, le altre amministrazioni, c'è anche l'amministrazione del comune di Formello. Sono stato, diciamo, interpellato, perché in zona sono abbastanza conosciuto, per appoggiare una lista. Non volevo farlo, poi ci ho riflettuto un pochino, alla fine mi è, diciamo, piaciuta l'idea con cui si presentava questa lista civica, e quindi oggi, da un mese circa, un mese e mezzo a questa parte, la sto appoggiando. E quindi nel corso di questi mesi, io che oramai insomma, da un po' di tempo non mi occupo più di problematiche locali e seguo ovviamente le cose molto più gravi a livello nazionale, mi sono dovuto quindi rioccupare di queste cose e ho scoperto alcune cose che adesso voglio denunciare pubblicamente. Ed eccoci quasi arrivati al tema e alla centralità della mia denuncia attuale. Quindi ecco, mi sono venuto a conoscenza in questi mesi, mese e mezzo, attraverso diciamo, il contatto con i miei diciamo, compagni di cordata per quanto riguarda questa lista civica, che è aperta a tutte le provenienze politiche ed è una lista civica vera, altrimenti non avrei partecipato. E questa lista civica praticamente mi ha messo in contatto con persone che si occupano invece a livello locale da sempre e lo continuano a fare, tipo Sonia Martelloni, che è la candidata sindaca, che è stato consigliere comunale ed è tuttora consigliere comunale e quindi ha contatto diretto con queste realtà. E attraverso la quale ho saputo alcune cose. Insomma, che cosa è successo? Allora, io ho scritto un libro, adesso incomincio a dare l'elenco dei documenti e del materiale che andremo a esaminare. Ho prodotto e realizzato nel 2005, fra il 2005 e il 2006, un lavoro che mi ero ripromesso di fare addirittura fin da ragazzo.
E cioè, siccome io ho sempre abitato più o meno in questa zona, diciamo gravitando attorno a questo territorio, spostandomi di poco, di qualche chilometro volta per volta, conosco benissimo appunto il territorio morfologicamente, storicamente, archeologicamente. Poi, siccome io ho fatto anche 2 anni di corso di studi di architettura, fra cui ho dato anche un esame di archeologia, perché mi ha sempre interessato, questo discorso quindi me lo sono sempre portato avanti nel corso degli anni, questa diciamo tematica, e alla fine insomma spinto da tanti motivi anche di memoria, di mantenimento della memoria di luoghi che stavano disperdendosi e di cui appunto il centro è quello che devo dire poi dopo, ho scritto quindi questo libro con l'intenzione di mantenere appunto la memoria storica e di far sapere alla gente sia locale, alla popolazione locale che a livello diciamo generale, l'informazione sul territorio.